perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ragazzi, e benvenuti in questo 11° episodio dell'Extreme Crazy Lock a Pokémon Bianco 2. Nello scorso episodio, ragazzi, abbiamo perso Vaiolo contro Capo Palestra, che è durato neanche mezzo episodio. Abbiamo sconfitto lo stesso Capo Palestra. E poi, ragazzi, abbiamo catturato il Raichu volante, ossia il nostro Surge, ragazzi, che in questo momento presenta questo moveset, ragazzi. Abbiamo inoltre allenato un pochino i Pokémon, questo in realtà l'ho fatto io off camera, e circa i livelli sono attorno al 35-34, insomma, poi vedrete, non mi ricordo più nemmeno chi ho allenato e chi no, raga, non state qui a dirmelo. Sta di fatto che nello scorso episodio abbiamo avuto un grandissimo calo di feed, as usual. Quindi, ragazzi, se questo video è andato in feed e se vi è arrivata la notifica, lasciate un bel mi piace, proviamo a raggiungere, vi prego, almeno 300 like, spero che almeno a 300 persone sta notifica sia arrivata. E, ragazzi, ho balzato il World Tournament, come vi avevo detto, e stiamo qui nei pressi del vascello del Team Plasma, quindi pronti a salire. Eccoci qua. Mamma mia, una parte fantastica del gioco. Ma perché su questa nave fa così freddo? Ci avrà mica il leggendario di tipo ghiaccio sopra. Dai, e via, su, forza. E che importa, tanto sì, dai, forza. Da quando era... Non mi risultava fossero così tanti. Ok, buono a sapersi. Ragazzi, dobbiamo affrontare il Team Plasma. Allora, così, senza nemmeno farmi... Io ricordavo che mi facessero scegliere... Shish. Dai, affrontiamo sto coso. Tauros. Ok, questo Pokémon qua è una bestemmia alla società, perché è troppo forte. Ok, allora, abbiamo davanti Change senza un motivo apparente. Vai, Iperzanna, caricalo di prepotenza. La compagnia propone su Tauros caricone. Però se fai introforza è un figlio di mignotta. Dai, muori, ti prego, no, veramente, ho fa peso. Oh, ci calmiamo. Cioè, che tra l'altro, te faccio la corrida, ti metto davanti il... Oh, Change, no. No, il video è iniziato da neanche 3 minuti. Ti prego, non puoi uscirtene così. Mandiamo Mankey, raga, che è il nostro salvatore in questo momento. Che ovviamente ha delle ha delle qualità in particolare, questo Pokémon, che distraggono sempre gli avversari maschi, soprattutto i tori, no? Vabbè, dai. Chiedo umilmente scusa al pubblico a casa. Non volevo assolutamente rovinarvi la giornata. Vai, forza. Vediamo un attimo questo qua chi ha... La mega evoluzione mancata. Ok, Change, oggi mi hai veramente deluso da un punto di vista morale. Quindi togliti un attimo, mandiamo John Frog, raga, il nostro John Frog con la nuova forma, che deve assolutamente vincere. Tra l'altro è ancora in corso la nostra bellissima Divino Scap, che vedo che vi sta prendendo. Sono davvero contento e sarei più contento se questo Flygon morisse, ma... La vita è come una scatola di cioccolatini. Le divinità sono stronze. Dai! Oh, grazie. Ci voleva tanto. Oh, la difficoltà, signori. La difficoltà di prendere un po'. Are we fucking scherzanding? Mi stai prendendo culo? Plasma, perfetto, sì. Globulo rosso per piastrina. Ok, fermi un attimo. Mi sa che devo affrontare tutti gli altri. Però la mia squadra sta subendo delle botte niente male. Cosa devo fare? Creepy, facciamogli vedere così. Ah, ok, perfetto. Pensavo di dover affrontare tutti gli altri. Invece no, evidentemente Comore è talmente scarso che ha bisogno del mio aiuto. Charmeleon è all'Omomola, perfetto. All'Omomola, raga, penso sia uno dei Pokémon più inutili della storia del mondo Pokémon. Forse la DDG è questa. Qual è secondo voi il Pokémon più inutile in assoluto? È proprio un Pokémon che non ha senso. È veramente una vergogna della società. Ho avuto un... Oddio. Oddio, la forma alternativa di John Frog. Questo è un problema. Questo è un problema. Ok, intanto... Ok, perfetto. Intanto muori. E su questo ci siamo. Oh, cazzo, non gli ho fatto niente. Aia, aia. Non so quanta potenza abbia in seguimento. No, no, no! Srumish, ok, perfetto. Io stavo dicendo qualcosa di sensato però prima, raga. Però un John Frog mi ha cancellato la memoria, mannaggia lui. No, sì, che tipo Maractus che utilizza pugno rapido. Cioè, in realtà utilizza pugno spin, e noi non lo sappiamo. Voi non ci avete mai pensato a tutto ciò, perché pensate solo a voi stessi. Dai, vediamo di farla finita. Oh,
Ci calmiamo. Non è che potete prendere e uccidermi. Oh, che bella cosa quando vento gelato. Oh, sì. Che bella cosa. Che bella cosa. Quando succedono queste cose, raga, veramente la sensazione è più o meno quella di vedere un video di Luke alle 3 di notte. È fantastica, proprio bellissima. Ne hai fin sopra i capelli, perfetto, interessante. Io una frase del genere l'avrei fatta dire a una zucca pelata. Sarebbe stata una delle cose più belle della storia. Allora dai, mi sa che dobbiamo affrontare anche questi due qua insieme al mitico F, al mitico Tony. Vai così, vediamo un attimo. Tra l'altro fantastico, le reclute sono tutti Bob Ranger, perfetto. Sciapete Brillo. Per caso hai ciulato il Pokémon di quello di prima e l'hai evoluto? No, perché prima aveva Shroomish, non vorrei dirtelo. Fai come vuoi. Gelamondo, incornata. Ma tra l'altro questo Omastar qua c'ha pure per Four Corn, se non sbaglio. Cioè, ce le ha tutte. Cioè, c'ha le corna ovunque. Tra l'altro Omastar qualche... Sì, chiamiamoli corna, cioè, chiamiamole corna. Sono... Penso siano spine oppure spunto. Signori. Ma raga, ma questo Omastar qua mi sta ciulando tutta la gloria. Ma che è sta storia? Mi ha ciulato tutta la gloria. Ma io sono avvilito. Sono incredibly sad. Guarda, me li sciolta tutti. Io non posso nemmeno attaccare. L'Hypard, ti prego, almeno questo lasciamelo. Cosa fa? Ah no, questo è l'Hypard che... Ma è Cristo sto Pokémon, raga, ma cos'è appena successo? Ah, ok, adesso vuole scoprire dov'è il Super Luan. Ma che succede? Ora dovrebbe arrivare un saggio stronzo. Che bella la team del saggio. Eh? Guarda un po', tu sei quel vecchio che stava per finire congelato... sto male! È vero, raga, in Pokémon Nero e Bianco c'era sto qui che era al deposito frigo, non si sa perché. Tipo erano scappati al deposito frigo e faceva freddissimo. Mi ero dimenticato che esistesse il trio oscuro. C'era una teoria, ragazzi, che avevo portato all'inizio del mio canale, che diceva che il trio oscuro fosse il fosse Spighetto, cioè fossero Spighetto, Maisello e porco due, come si chiama? Chicco. Spighetto, Maisello e Chicco come trio oscuro. In realtà poi si è scoperto che non è così, però gli indizi c'erano, cioè praticamente utilizzavano le scimmiette e cintura nera, perfetto. Cioè ho trovato un allenatore della classe cintura nera. Buono così. Tu hai un'utilità? No, perfetto. Allora, credo che in questo momento non ci fermino. In queste bancarelle qua penso si possa comprare la droga, però non ne sono sicuro. Direi, ragazzi, di andare giù di qua, però prima fatemi controllare solo le Pokéball, perché sapete, fare una cattura senza Pokéball non è proprio consigliato dai più grandi esperti, ecco. Vabbè, quelle mi sembravano 12 Megaball. Dovrei farcela con 12 Megaball, anche perché non ho molta scelta, o così oppure no. Allora, direi che in questo episodio esploriamo un po' l'antico sentiero, così ci alleniamo un pochino. E direi di mettere anche davanti Menki per il momento. Dovrei avere anche delle pozioni, quindi scialla. Colleziono frammenti di vario tipo per insegnare nuove mosse ai Pokémon. Ma chi cazzo sei? Ma tu sorella incastrata nei fanali delle auto? Ma anche no, ok, buongiorno signorina, lei mi affronti. Questo sentiero qua, ragazzi, era quello di cui vi parlavo qualche episodio fa, che ci riconnetterà poi ad Austropoli. Tra l'altro un poet che manda in capo Tranquil, evidentemente è un poeta, in questo momento è tranquillo, non ha l'ispirazione, tranquillo, muori per piacere, che già mi hai costretto a fare una battuta di pessimo udito. E non gusto, ma udito, che è un altro dei cinque sensi, no? Allora, cerchiamo di fare la nostra cattura, raga, perché... Ah, oh, cattura! Dai, dammi qualcosa di... Io però vorrei un Pokémon che si evolve, perché ho bisogno del clickbait. La clickbait lock, cavolo. Oh, fermo. Però, c'è da dire che Skarmory non è un pessimo Pokémon, potrebbe tornarci molto utile. C'è anche da dire che non può uccidermi così, cioè io non è che sono la bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti... E qua ci sarebbe una bella rima con una bestemmia, ma non posso farlo perché devo essere family friendly. Allora, curiamo un attimo Menki, raga, perché io ho come l'impressione che se mando un altro Pokémon mi schiatta. Cioè, nel senso, la mia impressione è questa. Allora, un attimo. Perché io ho paura a fare un'altra mossa, perché conoscendomi lo uccido. Cioè, conoscendomi lo secco sul posto. Conoscendo la mia fortuna più che me stesso. Non conosce... No, com'è che era? Conosci te il tuo nemico e non avrai timore di affrontare 100 battaglie. E io qua non conosco il nemico e quindi purtroppo mi attacco. Legnicorno che ti carica la vita, però penso sia illegale. Questo schermo, rifrate, è illegale. Woo! Dai, entraci. 1, 2, 3. Mi si...
Mi si staccano i braccialetti. Mi si staccano i braccialetti. Un saluto alla mia ragazza che me l'ha regalato, ma mi si staccano i braccialetti, cara mia. Oh! Spettro veleno. Spettro veleno, mi piace questo. Lo chiamo. Allora, uno schermo di spettro veleno. Non so come chiamarlo, raga. Però spettro veleno mi piace un botto come combinazione, davvero, ma un casino. Lo chiamo... Non so come chiamarlo, raga, uno Skarmory. Allora, io all'inizio nel mio canale mi chiamavo Skyarmory, quindi lo chiamo... potrei chiamarlo... Lo chiamo... allora, un uccello d'acciaio, un uccello molto duro, lo chiamo... Vabbè... qua... Me la volete tirare, lo chiamiamo... Allora, un uccello molto duro. Potrei fare pessime battute. Lo chiamo... Non lo so, lo chiamo... so proprio... Un uccello d'acciaio, lo chiamo... Non lo so... Non lo chiamo Rocco. Che poi, tra l'altro, allena Pokémon di tipo acciaio, quindi... Perfetto. Perché io soffro di gastrite che mi porta a dare sti soprannomi? Oh Gesù bambino. Allora vediamo se c'ho hashtag Rocco nei commenti, raga. Perfetto, fatemi vedere se io ho un bellissimo repellente. Oh, le, perfetto. Allora, repellente prima cosa. Ah, bella sta freccetta che sarà rimasta lì più o meno per tutto il video, vero? Spero vi sia piaciuta, chiedo venia. Allora, ok, perfetto. Siamo a 11 minuti sulla mia tabella di marcia. Allora, iper pozione, ok, perfetto. Curiamoci un attimo i Pokémon, che raga, non si sa mai, che gradirei non perdere Pokémon, visto che siamo già a 4 morti. Siamo all'11° episodio, con una media di più di una morte ogni 3 episodi, quindi gentilmente vorrei evitarne altre. Allora, io non so, raga, dove porti questo tunnel, nel senso se porti al Nirvana, al Noumen o a cose del genere, oppure a un uomo con uno zaino che ardisce nello sfidarti. Allora, uomo, Florentino Poet, che manda in campo un Machoke, che è tipo la seconda volta che lo vedo in 2 episodi. Se penso che il randomizer dovrebbe funzionare bene, mi sale il nazi... Oh, ma che se mi fai furto poi mi lamento su YouTube, io sono un influencer, parliamone. Ok, ok, perfetto. Bijou buio, perfetto, che bello, che bel nome, Bijou buio. Non vi arrappa la parola Bijou buio, raga. Ehi, aspetta un attimo, sai che questo avventuriero non mi fa finire di parlare, in realtà sono stupido io che ho premuto avanti, però. Hitmon Top, che è tipo Hitmon Top 5. Hashtag Trottola, raga. Che ricordi, Trottola. Raga, chi si ricorda Trottola? Io sono curioso. Voglio sapere in quanti se lo ricordano. Sapete che non so se era della Cre... No, era sicuramente della Crazy Locca Nero 2. Era sicuro della Crazy Locca Nero 2. Penso di essermi perso qualcosa. Però... Serge la cattiveria. No, dicevo, penso di essermi perso qualcosa. Avrà usato una staffetta, non lo so, non ho visto, sinceramente. Serge. Raichu volante per la vita, raga. Quanto è forte quest'uomo. Il Raichu volante. Un topo che vola, raga. E la sua potenza è immane. Comunque sì, gli ho insegnato un po' di mosse nel caso non ve ne foste accorti. Ora, tra l'altro, se... Tua madre Tricheco. Se non ricordo male, tra l'altro, dovremmo arrivare in un punto, raga, in cui dovrebbe esserci Volcarona, che però, se non ricordo male, dovrei aver... Cazzo, è vero. Dovrei aver randomizzato, ragazzi. Quindi potremmo assistere a un leggendario che diventa un altro leggendario. Quindi sarebbe una figata. Il problema è che penso di aver già fatto la cattura al castello sepolto, quindi non penso di poterlo mettere in squadra. Però quasi quasi lo provo a vedere se riesco a prenderlo e... Cioè, più che altro vedo in cosa si trasforma, perché è una figata, raga. Allora, dai. Tra l'altro non so se mi appare letteralmente lo sprite di un altro Pokémon al posto suo. Perché ad esempio negli antri, tipo, c'era un Ladybug che non dovrebbe esserci di suo. Però del leggendario non lo so. Non so in realtà neanche se l'ho randomizzato, perché non ne sono sicuro. Non so quanto funzioni il randomizer che utilizzo io, che poi è quello che utilizzano tutti. Però boh, vedremo, ragazzi. Stiamo a vedere nel mentre questo Chimchar che vuole trasmettermi il suo umorismo, però non ci riesce perché il suo British humor non ci abbandona mai. Tra l'altro ho avuto un calo di voce, perfetto. Ole, dopo questa reppata Eminem, Strongman. Perfetto, ma cosa Strongman, che figa. C'hai la tripa che straborda dalla cintura. Ok, allora fermi tutti. Siamo a 15 minuti. Mettiamo davanti un attimo.
Eiffel, grazie Eiffel, non mi flashare solo perché non vuoi andare davanti e non vuoi morire. Affronta il tuo destino, uomo. Baccapera, risaputamente cresce nelle grotte la baccapera. Attacco X. Cioè, che se trovassi l'iPhone diventerebbe l'iPhone X. Coccio giallo. Cioè, ho fatto una combo di strumenti di merda, ragazzi, che veramente sono da invidiare. Ditemi se siete riusciti a combinare una roba del genere pure voi. Signori, la potenza di questo Pokémon non è uguale. Allora, vediamo di fare una forza e mandiamolo giù per piacere, perché veramente... Ok, perfetto. Allora, per il momento in questo episodio il randomizer è molto clemente con le nostre persone. Mi fa piacere questa cosa. Bijou, cioè è bellissimo, mi sta randomizzando tutto in Bijou e Bucky. Cioè, strumenti più inutili, non lo so. Le piume sul monte, Dio buono. Allora, se mi state chiedendo, Creepy, dove stai andando, non so dove rispondervi. Ho un pessimo senso dell'orientamento. Ora, suppongo che entrando in quella grotta si arrivi nei sotterranei del Castello Sepolto, che purtroppo, come vi dicevo prima, non credo sia un'altra zona. Quindi in realtà lo prenderemo abbastanza in quel posto. Allora, però... Tua madre Iceberg. Perché io non volevo affrontarti. Poi, cioè, capite, no? Che uno non deve sclerare. Uno si aspetta... Almeno dici, no... Fai la battaglia, ti trovi un Pokémon forte e ti diverti. No, Mime Junior. O fanno troppo schifo, oppure sono Gesù Cristo con ancora le stigmate sul polso che vi affrontano. E non va bene sta cosa, un minifungo nelle grotte, i minifunghi. Che già ha più senso di una baccapera, per carità, cioè voglio dire. Il team degli psichi sono tutte così. Ok, perfetto. Se il prossimo Pokémon... non è un Pokémon che mi dia una certa sfida nell'affrontarlo, io chiudo l'episodio. Insidia. Ma che è insidia proprio? Cioè, proprio, raga, la più grande insidia di sempre. Uno slago. Cioè, un Pokémon che vive la sua vita così. Ma Masquerain. Vabbè, è evoluto, dai. Bocelli 2. Diciamo che potevate impegnarvi un pochino di più, ecco. Vento gelato, vediamo di morire, grazie. Sì, sì. No, perfetto. Non che me l'aspettassi, però... Poi uno non deve bestemmiare tutti i santi pure nelle giornate dedicate al Signore Gesù. Pensa te. Pensa Dio te. Pensa ti. Pensa ti. Allora, Surge, vai un attimo tu per piacere. Renditi utile per il genere umano. Pugno d'ombra. Aia. Allora, in teoria qua se ti faccio un vuoto onda dovresti morire. Ok. Ok, ho avuto l'intuizione giusta, raga, per una volta. Visto che un po' di gente mi fa tipo, ma tu giochi di merda Pokémon, non capendo che io in realtà gioco di merda semplicemente perché intrattengo, non faccio guide riguardo a come si gioca bene a Pokémon, vi faccio vedere che quando mi ci metto posso essere intelligente anch'io. In questo caso, ovviamente, non mi ci sto mettendo perché, ok, perfetto, è stato molto utile. Allora, fermi un attimo, perché giù di qua ho visto una scalata verso il successo, che io non so dove mi porti in realtà, però... Questi sono dettagli trascurabili. Dove sto? Cristo, madonna, andata. No, ok. Ho capito che se scendo di qua mi sa che finisco nel... finisco dalla parte di Austropoli. E in questo momento non ci tengo, sinceramente. No. Ah, tra l'altro è cambiata la zona, adesso c'è l'acqua, potrei andare da altre parti. È 65 di Gesù bambino, precisione. Allora, devo darla a qualcuno, diamola... Non lo so, fermi un attimo. Dai raga, io non volevo finire qua, non ci avevo proprio voglia, ti prego. Fammi vedere se c'è una mossa che io... c'è un Pokémon che non la utilizzerò mai nemmeno a pagarmi. Dai, flash di Eiffel, dai, diamogli volo, facciamolo volare. Volare! Oh! Lugia! Io raga non so cosa dirvi davvero. Cioè la mia malattia si sta sempre più diffondendo. Non va bene sta cosa. Tra l'altro sta venendo buio e voi probabilmente in facecam vedrete un illuminato nell'oscurità. Però questi sono dettagli. Ora,
Io però ci tengo ad andare a vedere Volcarona. Poi nel prossimo episodio andiamo avanti verso sinistra. Però ci tengo perché è figo, raga. Dai, volete mettere la figaggine di un leggendario randomizzato? Sono curioso, voglio assolutamente andarlo a vedere. Se no, altrimenti non ho clickbait per questo video. Cioè, voglio dire, nello scorso episodio ho messo come titolo il fatto che c'era un Raichu che volava. Ci sta, però adesso devo trovare altre soluzioni, capito? Che poi dopo la gente mi piglia sul serio, no? Pensa che io ci pensi davvero chissà quanto a queste cose qua. Invece io scherzo, ovviamente, faccio ironia su degli stereotipi. Poi è ovvio che cerco il titolo clickbait, però sono battute, raga, pigliatele sul ridere. Non venite a rompermi i coglioni per certe cose, grazie. Allora, perfetto. Allora, suppongo sia su di qua. Tra l'altro qua mi sa che c'è uno strumento perché è antisgamo. Messaggio, perfetto, messaggio surgelato sicuramente vorrà dire. Ok, sì, siamo al castello sepolto, ragazzi. Ovviamente la cattura qui l'abbiamo già fatta, non mi ricordo neanche chi sincero. Ah sì, Entai abbiamo catturato qui. Allora, a regola, cosa dovrebbe essere lì dove adesso ho appena... c'era una stanza. La distra Roma, perfetto. Adesso, ragazzi, andiamo a vedere un attimo il leggendario. Sono curioso davvero di vederlo. Sono curioso di vederlo. Vediamo un po' cos'è. E allora, qua rimane Volcarona. Però se io gli parlo, cosa succede? Non lo so. Non lo so. Io mi sento commosso. Poi, voi, non lo so. Io tra poco piango. Perché quello che è successo per me è Dio. È stato onirico. È stato... Io vi giuro, mi aspettavo di averlo randomizzato in un leggendario. E io ero già pronto a trovarmi davanti Zekrom. Voi non potete cazzo capire quello che ho appena vissuto. Per me è stato un infarto cosmico. Allora, fermi un attimo. A sto punto torniamo indietro di qua che facciamo prima. Anche perché forse su di qui c'è qualcosa di utile. Io non vorrei gufarmela, però... Oh, ma c'è un'altra zona. There's... Oh, che è sta roba? Un palloncino, perfetto, in una grotta. Chissà che bambino che si è perso qua. Una bacca stagna in una grotta. Qua probabilmente è morto qualcuno. È un velo puro. Una... neanche una master. Una cosa utile. Potrebbe andarmi bene comunque. Sì, c'era anche quello strumento, ma a me mi sono rotto le palle. Sono sbagliato, sono saltato giù da quello sbagliato. Sti cavoli, raga. Sarà mica... dopo tutti questi strumenti del cavolo, sarà mica buono quello strumento. Se vi giuro che se vado fuori parte a prenderlo ed è qualcosa di buono, impazzisco comunque. Allora, perfetto. Siamo, ragazzi, a 23 minuti circa. Allora, prendiamo il nostro Eiffel e iniziamo a volare. Direi che questo episodio possiamo concluderlo. Non prima, però, ragazzi, di aver fatto una cosa molto, ma molto importante. Ossia, la cattura al percorso qui a sinistra, che non so che numero sia. Perdonatemi. Tra l'altro, ragazzi, nei commenti dello scorso video alcuni di voi mi hanno detto: metti in squadra Zoro o comunque farlo evolvere, perché comunque è un'evoluzione randomizzata. E avete ragione sotto un certo punto di vista. Però le regole della randomizer impongono che i Pokémon siano randomizzati. Nel momento in cui un Pokémon non è randomizzato, sinceramente non me la sento. Percorso 6, perfetto. Ovviamente non lo esploreremo in questo episodio. Ci facciamo solo la nostra cattura, visto che poi nel prossimo episodio ci sarà quella della cava pietra elettrica e forse anche di un'altra caverna. Ora non ricordo, però dovrebbe essere così. E giusto, abbiamo un repellente, lol. Quindi vediamo di... grazie, perfetto. Allora, vediamo un attimo chi ci verrà fuori, signori miei. Dai, qualcuno che si evolve. Perché tra tutto il creato proprio lui doveva venirmi fuori? Perché? Perché, mannaggia? Ma non lo so. Allora, in Insurgence era terrificante, Puppenaz. Cioè, perché? Poi quando mai lo catturo io un Pokémon così con le Mega Ball? Cioè, non ce la farò... mai. Pokémon felicità, vorrei che me la infondessi da felicità. Allora, fermi, Puppenaz. Tra l'altro io non mi ricordo nemmeno perché l'ho chiamato Puppenaz. Cioè, so che viene dalla parodia degli autogol di Federico Buffa, però non mi ricordo perché ho chiamato Chansey Puppenaz.
Puppenaz, perfetto, probabilmente perché era scarso come il peccato. E infatti si è rivelato per quello che è, ossia una pippa allucinante. Allora, ah già, è vero che non ho ancora surf, che idiota. Perfetto, questo qua è stato un fail particolare. Allora ragazzi, direi un attimo di andare a vedere i nostri Pokémon, ossia Skarmory e Blissey. E poi ragazzi, chiudiamo l'episodio. Andiamo a vedere un attimo di che cosa ci siamo impadroniti. E poi ci vediamo al prossimo episodio, ossia al 12esimo. Se il prossimo episodio lo chiudiamo senza morti, avremo una media di 3 morti a episodio. Che, cioè, di la madonna, avremo una media di un morto ogni 3 episodi, che potrebbe essere molto peggio. Allora, Skarmory di Spettro Veleno mi intriga davvero tanto. Spettro Veleno penso ci sia solo Gengar, credo, ragazzi. Gengar e catena evolutiva annessa, ovviamente. Allora, vediamo un attimo sto Pokémon qua. Abbiamo un attacco della madonna. C'ha un attacco di Cristo. E c'ha mamma mia. Mamma mia, poi vabbè, abbiamo questo che è scarso come la morte, mi sa, sì, infatti. Non mi piace per niente. Ok, questa è la tristezza. Raga, quello schermo lì è davvero fortissimo, penso. Penso sia davvero una bestia, effettivamente. Cioè, scusatemi, fatemi vedere. Allora, consideriamo che è al 28. Il mio Pokémon migliore è John Frog e ha queste stati... No, raga, stiamo scherzando. Stiamo scherzando, quel Pokémon è fortissimo. Allora, non penso che lo metterò in squadra, perché comunque per il momento ho questi Pokémon qua e vanno bene. Però, raga, è fortissimo. Cioè, ho una riserva della madonna. Penso che sia uno dei... Cioè, ha un attacco devastante. Cioè, vuol dire che probabilmente al 36, se va avanti così, arriva a 130 d'attacco. Cioè, ragazzi, la bestia. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale, se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.